magico. Ne basta la pena. Io non li conosco. Il Monginevro. Amici del canale, buongiorno. Oggi day 2. Posso farvi vedere questa vallata in un clima migliore rispetto a ieri. Super iper mattinieri. Io e il principe abbiamo deciso adesso di andarci a bere un caffettino in paese. Perché no, è paese, una via. Amico, è una via completamente deserta. C'è solo noi. Andiamo a recuperare le moto dentro il nostro super iper garage. Buongiorno, gruppo! Si gira! Saluti da Clavier! Il tempo non è dei migliori, però non sta piovendo. L'albergo dove avevo pernottato questa notte era veramente qua vicino al confine, solo un paio di chilometri e raggiungere il confine francese. France! No, vai. Se grandi ne vado, se piove mi fermo. Pure tu sei scemo. Allora, noi dobbiamo andare dalla parte di là, che ovviamente è più scuro. Che te la vinde il culo. Se riusciamo a fermarci a fare una foto al Monginevro, almeno diamo un senso al giro. Il Monginevro. Appoggialo da qualche parte. Cazzo, devo schiacciare? Soltanto quello bianco. Ad aprire le prime immagini del Monginevro, ragazzi. Fantastico, beh, è un territorio tipicamente montano. Credo proprio che sia una località fondamentalmente sciistica. Spettacolo! Meraviglioso, il colore della natura, delle montagne, sempre veramente molto, 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 molto belli. Piccole frane qua e là, là sotto il paese, Briançon. Di qua? Ok, grazie. Se vuoi andare un po', vai, Dopo Briançon, sì. Ragazzi, fate questa strada, la N94 Castello, Che cos'è? La Route d'Italie. Non vi fate ingannare dai colori dei cartelli, che verde per noi in Italia significa autostrada, invece per Francia e forse qualche altra nazione, credo, sono strade statali. Cioè, che è magnifico, guardate che bello, è un forte. Divertito? Madonna che discesa, cos'è? Siamo a San Francisco. Aspetta, c'è il limite a 30 all'ora, yuhu, una pizza. Credo che questo sia ancora Briançon. Sir de Chalet de... aspetta. Sir Chevalier Valier Briançon, sì. La Rue Nationale, che bello. Usciamo da Briançon e affrontiamo il prossimo percorso. Col de Isohard, eccolo qua. Adesso andremo a prendere un freddo allucinante. E devo spezzare una lancia a favore dei francesi, perché vedete questa riga sul bordo della strada? È la corsia per i ciclisti. Che bella questa strada, D902 per gli appassionati dei percorsi, in un susseguirsi di curve spettacolari e in un panorama che respira e ha colore solo della natura. Del canale, dobbiamo fare una foto incredibile. Dobbiamo fare una foto incredibile abusando della pazienza dei francesi. Col dell'Isoard, uno dei colli più rappresentativi di questa zona, alto ben 2360 metri sul livello del mare, quasi alla pari del nostro bello Stelvio. Che meraviglia, è bellissimo questo posto, ma non avevo dubbi. Guardate quanti motociclisti che salgono. Ciao a tutti. Che meraviglia, guardate, sembra sabbia. Va bene, andiamo giù, direzione Col del Vars. Brunissard, parco regionale di Corgorzibrdue. Chiaro? È chiarissimo. Oh,
Siamo scesi giù dal Col dell'Iso Hard. Questo è il primo paese, ma che carino addirittura, con i cavallini di legno. Spettacolo, tutto questo verde ti mette una tale pace, una tale tranquillità. Oh, ma che belli questi paesini di montagna, addirittura in festa con tutti questi striscioni. Questo paese si chiamava Arvieux. Anche questo è un tratto della strada della Rue des Grandes Alpes. Pecorelle, correte! Oddio, adesso stanno arrivando qua! Le pecorelle! Cosa volevate fare? Voi volevate scappare? Bella roba, che figata! Bello, bello veramente! Che bei boss! Avete visto queste gole qua? 20 secondi! Distraido, Andre! Qualcun altro? Io non li conosco. Un famo strano. Ciao! Siamo a posto, ragazzi? Dai, abbiamo ripulito le visiere dopo questo bruttissimo tratto. Perché le moto sono conciate da sbatter via. That's disgusting! I posti fighi, bellissimo. Non pensavo, una gran figata. Oh. Benvenuti, ragazzi, al Col de Vars, dipartimento delle Alpi della Provenza. Oh my God! Ed ecco il mio bellissimo gruppo tutto davanti a me. Ci stiamo divertendo alla grande. Speriamo che l'abbiano presa. C'è una svolta, dico. E ovviamente comincia a sgocciolare. E vabbè, ma questo era abbastanza normale, no? Mannaggia, non riesce a lasciarci in pace. La pioggia la portiamo ovunque. Non so a questo punto se siamo noi. Continuiamo questo percorso in attesa di trovare qualcosa che ci permetta di ripararci e cambiarci eventualmente. Sulla Cayol, che, signori, è altrettanto bello, eh. Scusate se è poco. Cioè, adesso sta piovendo. Non c'è altro modo, dobbiamo vestirci. Piove ancora. Amici del canale, siamo sul col della Cayol. Bravissimo. Dopo 8 ore in sella alla moto, ne basta la pena. Perdendo i pantaloni. E adesso, ragazzi, si scende dal col della Cayol, che non è entusiasmato per il tipo di strada, bensì per il panorama. Sembra un mosaico. Che meraviglia. Ma che straordinario paesaggio lunare è questo? Che sembra di terra bruciata. E ovviamente dopo pochi minuti diluvio universale. Ma meno male che siamo al riparo a tavola. Buon appetito. Abbiamo le moto talmente conciate che sembra veramente che abbiamo fatto un giro nel deserto. Il gruppo si divide in due categorie adesso: quelli che vogliono rischiare di prendere l'acqua senza mettere l'antipioggia, io sono uno di quelli, e quelli che invece se lo stanno piazzando già adesso addosso. Vediamo chi vincerà. Adesso la tappa è Gole del Daluy. Amici del canale, abbiamo ripreso il nostro percorso dopo la pausa pranzo. Adesso la strada di 2202 verso le Gole del Daluy, che i ragazzi probabilmente hanno già spoilerato guardando su internet in precedenza quando li avvisai. Che bello questo posto disseminato di cartelli che indicano la Rue des Grandes Alpes. Ecco Gole del Daluy! Che belle! Poi è stranissimo, vedete, la parte della corsia singola è di là. Le rocce rosse, stupendo! Questi tunnel mi fanno morire! Che
lasciato il casco lì. Porca miseria, si può cancellare con le app? Dobbiamo rifarla. Chissà che non mi incazza, Ragazzi, ecco qui, siamo sulla strada delle gole del Dalui. Ci abbiamo messo veramente pochissimo ad arrivare e adesso il panorama è totalmente cambiato. Dalle rocce nere, grigie, scure che avevamo prima, adesso sono tutte belle rosse. E ovviamente qua ci si deve scatenare con video e foto perché è un luogo magico. Belle, belle, belle. Che belle queste gole! Ragazzi, strada di 28, molto semplice da ricordare. Sembra che sia il Grand Canyon, ma non è il Verdon e non è neanche il Grand Canyon. Grazie Mitch. Strada magnifica e panorami mozzafiato. No, sì. Pietro! Oh. No, Pietro, ci servi ancora! Pietro! Ma fa cagate, pirla! Siamo arrivati ad Isola 2000! Ecco le salite del Col della Lombarda, maestoso colle confinante tra Francia e Italia. Colle della Lombarda! 5.000, amico mio! Io non ce la faccio più. Tu mi dovresti parlare in francese là, perché sei al confine. Che meraviglia! Oh, vieni tu qua! Vieni tu qua! Fischia, non si riesce neanche a muoversi! C'è troppo vento! Madonna mia, è tremendo, ragazzi! Bene, abbiamo il vento da est. C'è un vento assurdo! Sono in volo livellato. Ragazzi! Ma che bella la strada! Prova ad andare là? Ah, se riesci ad andare lassù, ti pago da bere. Vai, vai! Com'è? Telefono! 30 km! La neve! Solo che ci sono 17 gradi, che vabbè, non sono pochissime, ma c'è un'aria tremenda. Amici del canale, siamo arrivati ai Bagni di Vinadio e adesso ci vuole una birrettina per condire la serata. Me la prega, visto che siamo in Piemonte, non poteva essere diversamente. È veramente una cena di quelle da paura, non ce la facciamo più. Adesso siamo qui fuori ad aspettare il dolce, ragazzi, però siamo già pieni fino a qui. Posto veramente magnifico, da 10 e lode. Se non ci siete mai stati, mi raccomando, venite qui alla Tana della Marmotta. Thank you.